Ciao a tutti, grazie. Siamo tornati finalmente con un nuovo video anche oggi. Siamo con una nuova sfida, perché oggi è sabato, è il giorno delle sfide. Yes. Intanto noi adesso siamo al video game show, mentre voi ci state guardando, per quelli che non sono al video game show. Perché noi siamo jumper. Noi sì, noi ci spostiamo, facciamo un video, poi torniamo al video game show e continuiamo la fiera. Esatto. Comunque oggi siamo con l'IMY Challenge, che abbiamo fatto un po' ritardo, perché ormai è quasi finito il periodo dell'IMY Challenge, ma non fa niente, perché ce l'avete chiesto in tanti e noi la facciamo. Perciò abbiamo chiesto sul Facebook, sulla pagina Facebook, di farci domande con scritto hashtag IMY. Voi ce l'avete fatte tantissime. Chi non ha visto il post è perché non segue la pagina. Chi non segue la pagina è un pezzo di merda. E quindi niente, cominciamo subito con la prima. La prima ce la fa Martina Dutto, che ci dice: hai mai creduto di fare un video e poi ti sei accorto di non avere premuto il pulsante rec? Siete grandi, mi serve. Ciao Martina. Più di una volta. Sì, è successo più di una volta. Purtroppo lì le madonne partono dove neanche allo stadio, o i camionisti per strada, o i tassisti soprattutto. Oh Andrea, qui stanno a perso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornare, sto senza nafta. Non c'è cosa più demoralizzante di aver fatto un video e poi buttarlo, oppure proprio non averlo dopo averlo fatto. Perché è anche successo che abbiamo buttato appena fatto, perché abbiamo detto: oh no, guarda, la camera dietro fa cagare, non avevo pulito la camera, non posso farvi. È come quando invidi una persona a casa, la camera la metti a posto. Esatto. Io invito 60.000 persone che guardano un video, più o meno 170.000 persone, quindi la camera deve stare messa bene. Cioè, e dove cazzo c'entrano 170.000 persone qua? No, se stringiamo c'entriamo. Sì, un po' accavallato, un po' sopra l'altro. Federica Muscas: hai mai avuto una cotta per una YouTubers? Tu l'hai mai avuta? Sinceramente no, non mi pare. Neanche io, anche perché non ce ne sono molte di YouTuber, ragazzi. Adesso stanno cominciando ad uscire parecchie, però non ce ne sono molte. Però noi comunque amiamo tantissimo Laila Ila, cioè quello sì, quello ci sposiamo con Laila Ila. È sottinteso, non è che è una cosa. Non c'è bisogno neanche di dirlo. No, infatti, non dobbiamo dire. Andrea Gallo: hai mai avuto un cane o un gatto? Questa è una bella domanda, perché io ho sempre voluto avere un cane o no, un gatto no, un cane, ma non me l'hanno mai voluto fare. Tipo il mio più rimpianto della vita. Il suo più rimpianto. Sì. Mentre io sì, ce l'ho avuto un cane. E è durato poco in realtà. Perché poi non. Cioè, l'abbiamo dato via perché non sapevamo dove metterlo. Siccome stavamo in un appartamento e tutto quanto. Io ero asmatico soprattutto, quindi ero abbastanza allergico a tutte le cose derivanti dai cani. Ci sono rimasto troppo perché male. La cacca. No, quella no, però tanto pure la mamma, perché ero piccolo. Ci sono rimasto abbastanza male. Tommy, erano Yorkshire. E però sì, era carino. La madre ha detto: Tommy, mi dispiace, ma sgummi. Cioè, quanto cazzo è simpatico questo ragazzo. Matteo Basso Pianetto. Besso. Ti do un besso. Ciao Mattia. Matteo. Non è azzeccato uno. Pianeto. Pianetto. Sì. Vai. Hai mai fatto una risca? Una risca. Hai fatto una risca in scuola? Fuori da scuola o a scuola? No, anche se mi sarebbe piaciuto molto. Io sì, io l'ho fatta. Davvero? Sì. Quando? Alle medie. Ah. Fuori da scuola. Oddio, non ci ho pensato alla cosa dei medie elementari, ho pensato soltanto ai superiori. No, ai superiori male. In realtà sì, ai elementari facevo sempre risse per le carte dei Pokémon. No, vabbè, noi cioè, giocavamo al wrestling. Wrestling classi. Una volta abbiamo fatto Elimination Chamber e io mi sono incazzato perché l'arbitro mi stavano schienando mentre mi muovevano. Cioè, io stavo muovendo e quello mi schienava. E mi ha contato l'arbitro. Allora ho rosicato con l'arbitro e ho detto: cazzo, cosa conti? E lì è partita la rissa con l'arbitro. Hai mai litigato con Daryl o viceversa? Sì. Io sì, litigo sempre con me stesso. Sì, anch'io, io mi odio. Io sì, tantissimo. No, in realtà sì, qualche volta, ovviamente, come in tutti i rapporti, si litiga. Sarebbe brutto come in tutti i rapporti, però. Sessuali e non. Esatto. Si litiga e. Perché lui volesse quello attivo, però a me non mi di far passivo, quindi vabbè, questo pezzo taglialo. Sì, ovviamente sì, con tutti i rapporti sessuali e non si litiga e poi si fa pace, eccoci qui, insomma. Che belle spiegazioni, vero? Cioè, proprio perché semplicemente voi vorreste sapere quando abbiamo litigato, sì. Perché abbiamo litigato, ma non ve lo diciamo. Sono cazzi nostri. Lorenzo Rechichi: hai mai fatto un viaggio all'estero? Se sì, dove? Bella. Intendi da solo o con la famiglia? Perché con la famiglia sono stato a Sharm el Sheikh e a Nizza in Francia. Poi Londra pure con la famiglia. Oh, Londra, non so perché mi dimentico sempre, anche è stata tipo la vacanza più bella che ho fatto, perché tra l'altro c'è pure là il coso del, sì, infatti, working. Ma me la dimentico legge. Sempre l'altra volta mi ricordo che ho detto viaggio all'estero, non ho messo Londra in mezzo. Vabbè. Comunque poi sono stato da solo al campo scuola a Madrid e poi con gli amici di nuovo a Madrid. Però esatto. Dal campo scuola abbiamo fatto una cosa, con gli amici un'altra. Cioè, sì. Con gli amici è finita male, col campo scuola è finita male, ma un po' meno. Io con la famiglia di solito in Polonia.
Poi all'estero, sì, vabbè, con amici sono stato a Madrid. E poi, oddio, all'estero no. Non mi pare che deve esserci state troppe volte, sinceramente. Però comunque, sì, qualcosa ho fatto. Hai mai pisciato nel letto? Angelo Giarratana? Sinceramente, io penso che sei uno dei pochi non ha mai pisciato nel letto neanche da bambino. Manco io. Neanche no, te? No, non pisciato nel letto mai. Pisciato sotto, sì, tipo un paio di volte. Ma io neanche pisciato sotto. Forse sì, una volta, elementari. Perché c'era il bagno che era troppo lontano. C'era il bagno vicino alla mensa. Il maestro mi voleva mandare per forza al bagno della mensa. Quando io non volevo andare al bagno, è come quando tu ti pisciano, io voglio al bagno di casa mia. Volevo pisciare al bagno davanti alla classe nostra. Allora sono stato 3 ore a combattere col maestro per farmi mandare là. Là, no. Una certa faccio, vabbè, niente, mi sono pisciato sotto. Mentre stavo a parlare, no, solo una volta. Io mi sono pisciato sotto 2 volte, 2 volte perché, vabbè, ero piccolo e stavo tipo a ride troppo. Quindi mi sono veramente pisciato sotto dai risate. Hai mai detto a tua nonna che non hai mangiato? Mai. Prima regola col nonno è mai dire che non hai mangiato. Cioè, non dovete sempre negare, anche se voi avete il vostro stomaco che proprio vi chiede aiuto e dovete mangiare. Mai dire alle nonne di non aver mangiato. Sempre sì, ho mangiato tantissimo, sono pieno. Infatti, perché tanto loro ti offriranno qualcosa anche se siete pieni. Perciò due esempi di che siete voti, almeno magari vi offrono un po' di meno, se no vi fanno il pranzo delle nozze. Pal Kang, hai mai scorreggiato e dato la colpa ad un tuo amico? Sempre. Cioè, proprio grassi. Anche se sì, ultimamente sono, cioè, con amici con confidenza mi dicono sempre, ma che hai scorreggiato? Dico, guarda, sinceramente, se avessi scorreggiato devo dire senza problemi. Noi siamo un gruppo dove chi scorreggia di più se ne vanta, capito? Sì. Cioè, perciò quindi, quando magari se stai in gruppo con gente che conosci comincia a dire scureggi e poi aspetti te stessi, fai i conti mentalmente e fai oh però cazzo ma te hai 100 euro, cioè porco due pure te, e questo è più o meno. Poi arriva il venticello tutto quanto e sì, le piante diventano gialle come se fosse autunno. Ma questa era l'ultima domanda dell'iMy Challenge. Vi ringraziamo ancora per le domande che avete fatto. Se non avete messo un mi piace alla pagina Facebook, andate a metterlo, perché quando faremo una cosa simile, anche un fuck che ci sarà probabilmente la prossima settimana, potrete farci le domande anche voi. Seguiteci sempre su Instagram. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciamo i like. Noi arriviamo almeno a 5.000 like per questa iMy Challenge e superiamoli. Noi come sempre è tutto dai grassi, ci vediamo. E ho fatto questa frase veramente male, tipo latino. L'ho messa con... Sì, molto molto strana, però da grannas è tutto. Tutto grannas, dai. Bella. Bella.